Bentornati, in questo video proseguiamo a creare dei segnalibro. Come nel video precedente vi avevo detto, che appunto possono essere dei regali molto carini, molto interessanti, oppure così, qualcosa che facciamo per noi, perché effettivamente ci manca un segnalibro. Vi avevo anche accennato il fatto che oltre a scegliere delle biro colorate o dei pennarelli colorati, si possono anche fare effetti diversi. E con il lavoro di oggi andremo a vedere come realizzare un disegno con l'effetto black and white. Quindi terremo il nostro segnalibro sempre bianco, quindi utilizzeremo sempre il nostro segnalibro bianco e andremo a creare un disegno che poi ricalcheremo sempre con il nero. Usiamo il lato sempre più lucido, quindi quello con il bianco un pochino più forte, e andiamo a fare un gatto o più gatti. Adesso, insomma, vediamo. Mi viene di fare un gatto solo, un gatto che disegneremo nel centro. Quindi partiamo, teniamolo più o meno abbastanza alto, quindi stiamo sul centro, iniziamo ad accennare la testa, disegniamo due belle orecchie, la testina che prosegue. Ora i gatti, in realtà, vedete la gomma, l'utilità della gomma, quando vi dicevo è utile perché se per caso sbagliate potete anche cancellare. Non vi preoccupate se rimane un alone, però quello poi scompare dopo. Dopo vi mostro anche come eventualmente eliminare un alone. Allora, il gatto ha le guanciotte, quindi partiamo dal presupposto che il nostro gatto abbia delle belle guanciotte. Ok, poi qui avrà. Lui è, diciamo, visto di spalle, quindi lo vediamo di spalle, lo vediamo di spalle e ipotizziamo che sia magari appoggiato, qui è la sua coda, la sua codina, ecco qua. Non c'è bisogno di cancellare in questi due punti, poi vi spiego il perché. Allora, prendiamo in questo caso, muniamoci di biro e di un pennarello, se vogliamo una semplice biro, con la quale andremo a disegnare. Scusate, ho preso quella sbagliata. Perché era quella ancora sigillata, qui devo togliere i sigilli. Bene, allora iniziamo un attimo a vedere come riprendere il nostro contorno. Dopo vi spiego il perché usando queste tecniche non serve assolutamente andare a cancellare. Però, volendo, noi possiamo cancellare. Diciamo che il mio gatto è appoggiato ad un parapetto. Che può essere anche doppio. E può avere naturalmente uno spessore. E
sotto posso avere per esempio dei mattoncini. Siamo ritornati, io mi sono portata avanti e come vi avevo accennato ho proseguito e ho finito il mio gatto. Allora, questo è l'effetto con vari colori del nostro segnalibro. Questo è l'effetto black and white, quindi è un gatto stilizzato e come potete notare io non ho fatto altro che all'interno, scusatemi, all'interno del mio disegno creare dei motivi geometrici. Ho proseguito, vedete che gli aloni di prima della cancellatura sono scomparsi perché qui ho disegnato una nuvoletta che vi faccio vedere, ecco, è fatta con delle spirali. E poi sono andata giocando con delle scacchiere, con delle ondine, con dei rombi. Vedete qua, ci sono questi rombi, con dei pallini, qui delle specie di petali, delle lineette, delle altre lineette, delle altre ondine, fino ad ottenere questo disegno. E diciamo che è un po' l'effetto rete di Amaterasso. L'ho fatta qui. Qui dove ci sono i mattoncini ho fatto queste piccole spirali e queste sono le onde stilizzate, vedete? Perché si presume che sia un gatto che sta guardando il mare. Non ho messo sticker perché non servono e ho utilizzato questa nappina arancione perché mi piaceva fare un po' di contrasto e questo è l'effetto black and white. Invece, per quanto riguarda questi, che sono dei gatti molto simpatici, vi dico come ho deciso di procedere. Allora, voi partite sempre col disegno a matita e iniziate a fare le sagome, partite sempre dal basso verso l'alto, perché praticamente gli ultimi sono quelli più indietro, quindi iniziate a disegnare delle sagome di gatti con degli occhietti così un po' stilizzati, un po' buffi. Potete anche prendere delle immagini da internet, ce ne sono tantissimi, basta che digitate gatto stilizzato oppure delle caricature di gatti che trovate in giro. Andate un po' sul vostro gusto e io ho usato, come potete notare, tre gradazioni di blu per le biro, ho usato queste biro qua e varie gradazioni con i pennarelli. Vedete che siamo sempre sullo stesso colore con sfumature diverse. Poi, volendo proprio fare una chicca e volendo aggiungerci noi qualcosa di così veramente originale, possiamo sempre con i nostri glitter andare, per esempio, a fare qualche particolare, tipo qua, no? Possiamo aggiungere dei piccoli particolari. E andiamo ad aggiungere qualche glitter per rendere i nostri gattoni ancora più simpatici, ancora più brillantinosi. Ecco, senza esagerare, come vi dicevo, perché sono già disegni molto elaborati, quindi non serve aggiungerci troppe cose, troppi particolari.
Potete anche giocare con degli argenti, per esempio, se tra i vostri glitter c'è una così una, un glitter argentato, potete anche, perché comunque è un colore freddo, quindi potete eventualmente riprendere alcune parti dei disegni in questo modo qui. Però, ripeto, non caricate troppo perché non serve. È già bello così. Qui abbiamo anche questo gattone qua dietro, una specie di collarino. Possiamo fare una cosa di questo tipo qua. Può essere divertente, no? Vi faccio vedere avvicinandoli che i glitter brillano. Hanno un pochino, adesso purtroppo c'è poca luce, quindi non riesco a farvelo notare. Benissimo, e io ho scelto questa nappina azzurrina perché mi sembrava grazioso mantenere, diciamo, questo tipo di effetto, quindi seguire un po' quella che era la struttura del segnalibro, no? Quindi ho scelto questa. Però volendo si poteva anche abbinare una nappina rossa e fare un contrasto cromatico. Come anche il rosso sarebbe stato anche molto bene per questa, per esempio. Vedete? Se ne possono anche inserire due volendo, però mi sembra un po' troppo. Io sono per una nappina sola. Come anche in questa, per esempio. Ecco, così, facciamo così, si poteva magari abbinare un rosa. Vedete? Ma qui siamo, ecco, forse la vedo di più. Scusatemi, un po' bambinesca con il rosa. Diciamo, ecco, forse un giallo, un oro, per contrastare. Ecco, la nappina dà quel tocco in più, però fondamentalmente quello che ci fa sono appunto questi effetti molto colorati, molto carini, e guardate che se immaginate di fare anche questi segnalibri come regalo singolo, secondo me ottenete veramente un successone. Purtroppo la luce non è molta perché il tempo si è imbruttito e quindi non mi consente di mostrarvi appieno il lavoro, insomma, con la luce più naturale possibile, però credo che già abbiate un'idea. Vedete, alla fine con poco si può ottenere qualcosa di molto divertente. Senza esagerare, si possono sorprendere i nostri amici, si può fare una cosa carina anche per noi. Diciamo che volendo ancora andare oltre, si può dare un prodotto vetrificante. Io sinceramente preferisco non dare nessun prodotto, non lucidarlo. E si possono anche fare plastificare. Potrebbe essere meglio plastificarli, però è chiaro che dopo dovete forare e rimettere la nappina, perché non è che è possibile plastificare con la nappina attaccata. Dovete andare, se non avete la macchina per plastificare, a casa, in un negozio, in una fotocopisteria, normalmente loro questa possibilità ce l'hanno. Non potete disegnare prima di avere, e colorare prima di aver plastificato, per cui mi raccomando, prima colorate, disegnate, colorate e poi plastificate. E se dovete attaccare degli sticker con, diciamo, segnalibro plastificato, lo fate in un secondo momento, quindi andrà applicato sul segnalibro quando è plastificato. Io spero veramente che queste idee vi divertano, che vi piacciono. Se vi state esercitando e state seguendo queste tecniche, avete degli elaborati, me li potete mandare, a me farebbe molto piacere. E quindi scrivetemi nei commenti e io poi vi do la mail dove inviarmi i vostri elaborati che pubblicherò in un video. Per cui
Sicuramente quando avrò un certo numero di elaborati, se mi arriveranno, se vorrete condividerli, di tutte le tecniche degli elaborati fatti sino adesso nei video precedenti, io le riunirò insieme, farò un collage di foto e poi farò un video delle vostre commentandole anche, per cui se avete piacere possiamo anche fare in questo modo. Se invece avete delle domande e delle curiosità, anche qui mi potete scrivere sui commenti. Dopodiché io, se avete piacere di scrivermi un po' di più, cioè avete un po' di cose da chiedermi oppure avete degli oggetti da sistemare e volete chiedermi dei consigli, io vi darò la mail, chiaramente, e potremo scambiarci un po' di idee. Tutte queste cose che io vi mostro non sono altro che il frutto un po' di anni sia di esperienza lavorativa passata che anche di nuove idee che mi frullano per la testa, quindi cerco comunque di renderle semplici proprio per poter fare in modo che anche voi possiate ricrearle. Non posso fare altro che augurarvi una bella serata o giornata, non so quando vedrete questo video. Arrivederci a presto, al prossimo video e delle prossime idee. Ciao! Ah, e iscrivetevi, mi raccomando. Ciao ciao!